CRT Radio è tutta un'altra musica. Pubblicità. Altec SRL, azienda leader nell'attività di stampaggio di lamiera a freddo, progettazione e realizzazione di attrezzature automotive e ferroviarie. Specializzata anche in elementi di alta precisione per il settore aeronautico, alimentare e carpenteria. Altec SRL è a Manocalzati, alla Contrada Piani, strada statale bis. Per info chiama lo 0825 183 1297 oppure scrivi a info@altecsrl.it. Altec SRL, professionalità e avanguardia. Amore, lo sapevo che questa casa era troppo grande per noi due. 300 metri quadrati sono impossibili da riscaldare e soprattutto una spesa troppo grande da gestire. Cambiamo casa, ce ne andiamo io e te, due cuori e una capanna. Cara, lo sai che non sono ancora pronto per questo. Piuttosto, sai cosa ho letto su Facebook? Che con il biotermocamino Helios, multicombustibile a legna, pellet e nocciolino, possiamo riscaldare fino a 300 metri quadri ed avere l'acqua calda sanitaria fino al giorno dopo. Quindi mi stai dicendo che il sogno di vivere in una casa accogliente, calda e soprattutto ecologica potrebbe avverarsi? Però se poi lo compriamo e non siamo soddisfatti? Helios ha la soluzione anche a questo. Offre infatti la garanzia 100 giorni soddisfatti o rimborsati e in più possiamo godere delle detrazioni fiscali previste. Ma poi due cuori e la capanna? Io scappo da Helios. Helios Tecnologie lo trovi a Flumeri presso la zona industriale. Visita il sito www.heliostecnologie.it o seguici su Facebook e Instagram. Per tutte le info chiamalo 0825 44 3004. A Casalbori, in provincia di Avellino, c'è l'agenzia Viaggi e Turismo, lo Chalet dei Viaggi. Biglietteria aerea, marittima e ferroviaria, soggiorni in Italia e all'estero, crociere, noleggio auto. E in più una promozione per tutta l'estate. Sulla prenotazione di una vacanza vi verrà riconosciuto un buono sconto sulla prossima vacanza. Questo e tanto altro ancora vi aspetta presso l'agenzia di viaggi e turismo, lo Chalet dei Viaggi, via l'Europa 70, 83034, Casalbori Avellino. Telefono 0825 849765, fax 0825 849935. Passa a trovarci, ti omaggeremo di un piccolo gadget. Lo Chalet dei Viaggi. Vieni a conoscere il mondo insieme a noi. CRT Radio, le nostre offerte pubblicitarie. 10 passaggi giornalieri, creazione grafica e video per le nostre pagine social. Pagina dedicata sul nostro sito web, intervista in studio o direttamente nella tua azienda. Formula personalizzata di 6 mesi e un anno. Allora blocca adesso e paghi fra 60 giorni. Cosa aspetti? Chiama il numero 339-4560-657 o il 328-8812-506. Ma puoi scrivere una mail anche a cosmoradiotaurasi@libero.it. CRT Radio, una vetrina sempre accesa sulla tua attività. Nell'etere, una grande stella che ti tiene compagnia. CRT Radio. Il programma è offerto da azienda leader nel settore, Marra Trading SRL. Si occupa della costruzione e commercializzazione di nastri trasportatori e impianti industriali completi, sia mobili che fissi. Ricambi civili e industriali, vaglia vibranti, cassonetti ecologici, cassoni scarrabili di ogni dimensione e accessori per questi ultimi. Produzione e rivestimento di rulli e di idrocicloni di ogni misura. Commercializzazione di silos europei per materiali polverosi. Effettua giunzione e riparazioni
su tappeti in gomma e in PVC, produttore di accessori per bobine paracolpi in gomma per camion, stampaggio lamiere, taglio al plasma e laser. Effettua verniciature per grandi aziende. Marra Trading SRL è in via San Pietro, zona industriale Asi, Cervinara, Avellino. Telefono 0824 844722. Sito web www.marratrading.com. Marra Trading, per costruire solide realtà. Ascolta CRT. Dottor Jekyll o Mr. Hyde? Dottor Jekyll. Vittima o carnefice? Carnefice. Sesso o amore? Sesso. Angeli o demoni? Non so. Aspetta, credo che Stefano ed Ezio possano aiutarti. Angeli e demoni, con Stefano Ciampa ed Ezio Liccardi, su CRT Radio. E tu, di che team sei? Taglie sulla testa. Se stare in strada è un peso, sono cresciuto in palestra. In questa bufera di perfetto c'è solo la tempesta. Voglio lasciare la city e non metterci più piede. Sono cresciuto occhio però. Adesso lo dico, però. No, no, adesso lo dico. Ma tu sei un angioletto. Un angioletto sei, dici la verità. E tu sei il mio piccolo demone. Il piccolo demone, sì, il piccolo diavolo. Te lo il piccolo diavolo. E Little Evil. Che spettacolo. Quel film, bello, ricordi, molto bello. Sì, non lo conosci proprio, Roberto Benigni. Yeah, certo che sì, ha fatto dei film favolosi. Ne ha fatto uno, cioè, ha anche raccontato i 10 comandamenti in una sua intervista. Sì, vabbè, ma queste sono le ultime cose che bello, sta facendo Roberto Benigni, proprio perché secondo me gli è finita un po' la fantasia, eh. Dopo Pinocchio e quindi tutta la storia, nasi lunghi, seghe e chi più ne ha più ne ha. Eh sì, scusa, sì, Pinocchio, Geppetto, è stato fatto così con la sega, mo andiamo, il primo incesto attraverso seghe, è sì, difficile. No, è successo. Secondo me va riprovato, dobbiamo prenderci un ciocco di legno. Comunque spararci, spararci la sega elettrica sopra e far uscire un Pinocchione, la segatura, esagerato. Stasera questo è il tema? No, no, perché no. Noi dobbiamo parlare soprattutto di musica. Musica, maestro, che spettacolo. Allora. E sì, allora... stasera abbiamo degli ospiti spettacolari. Allora, stasera il tema veramente della trasmissione, yes. La sto pensando proprio adesso, perché pensandoci bene, le tre canzoni non sono le solite che sentiamo lì dove c'è un rap sfrenato, dei beat particolari. Queste sono abbastanza tranquille, tutte con dei messaggi ben precisi, quindi vi consiglio di ascoltarle perché sono belle, e dietro di loro ci sono dei personaggi altrettanto belli che bisogna conoscere. Io vi invito sempre ad andare sui loro profili Instagram per conoscerli meglio, magari iniziateci anche a parlare, se vi piace la loro musica cercate di scoprire cosa c'è nella nascita proprio della loro passione. E poi il fortunato nella terza parte verrà anche intervistato da noi, e stiamo parlando di Relativo, sì. Un artista veramente da scoprire, ve lo facciamo scoprire più in avanti, però abbiamo anche due cavalli di battaglia importanti. Io ci sono affezionato perché hanno partecipato all'ultimo Night Fest Rap, e parlo di Schitnada, che porta la sua canzone Domani, e poi di una coppia molto particolare. Ve ne parleremo proprio alla fine della prima parte e ascolteremo la loro canzone bella che si chiama La fragilità del vento. Ok, però noi la prima parte ci dimentichiamo qualcosa? No, solamente buonasera, non abbiamo salutato nessuno. Non abbiamo salutato nessuno. Nessuno. Vabbè, buonasera a tutti buonasera, voi. Comunque. Buonasera a tutti voi. Allora, noi vi preannunciamo una cosa molto importante, ossia dalla prossima settimana cercheremo di fare molto meno dirette Facebook. E perché, insomma, noi abbiamo provato l'esperimento di riascoltare la nostra trasmissione tramite Facebook, e abbiamo fatto anche invece un ascolto tramite Spreaker, e dobbiamo dire che decisamente per quella che è la nostra trasmissione, per la musica che mandiamo, l'ascolto su Spreaker è tutta un'altra cosa, è certo, tutta un'altra cosa. Confermo. Quindi cercheremo di limitarci con le dirette di Facebook. Diretti, mi è uscito diretti, visto che ti è uscito direttamente. Direttamente mi è uscito questi. E poi invece poi
L'olio. Vabbè. Si cinge. No, si cinge, no. Che c'entra adesso si cinge? Comunque adesso lo vedrei proprio un video ITP Bari Vecchia. Sì, sì, mamma quello mia. È bello, quello è bello. Ah, non so se il pubblico l'ha mai visto. Gioiele, grande. Di Bari Vecchia. Là. Io penso proprio di sì. Io ho incontrato tra i vari profili che mi seguono su Instagram una fotografia di la braccia accesa. Però non ho approfondito il discorso, me lo dovrò andare a vedere meglio. Al di là di questo, stiamo dicendo prossima settimana www.spreaker.com/user/cosmoradiotaurasi per ascoltarci su Facebook. Noi facciamo un salto in Olanda, andiamo, sì, andiamo in Olanda, andiamo un attimo ad Amsterdam. Allora, dovete sapere che a Amsterdam non ci siamo stati mai. No, tu sì. Ritornando a Pinocchio di prima, a Pinocchio, sì, che no, dicevi no, bugie. Vabbè, 5 volte però. Ecco. Ci andremo. Come dice il di detto, nuovo. Non c'è 5 senza 6. Non c'è 6 senza 7. Quindi ecco, bisognerà andare all'infinito. No, no, veramente non me la ricordo più come era fatto. Mi ricordo, sì, la zona rossa, perché sì, figurati tutti di andare alla zona rossa, poi ci stai dentro e ti cachi un po' sotto, perché la sera ti cachi un po' sotto a stare nella zona rossa. Insomma, un tante belle facce si vedono lì ad Amsterdam. E poi le, vabbè, le vetrine, quelle non ci interessa, le vediamo, no, per l'ospizio di vederci, sì. Non mai andremo a buttare soldi, no, in quel mai. Modo là. Piuttosto andrei in un coffee. Eh beh, nel coffee andrei shop a prendere un andare, bel coffee, perché là ogni 10 metri, ogni 100 metri c'è un coffee shop, ci devi entrare per forza. Shup. Vai a bere la tua tisanina, voglio dire. E certo, con il, magari accompagnata da un dolcetto. A un dolcetto, ecco. E magari perché non un brownie? Te li ricordi? Io sì. Non l'ho mai mangiato. Io il brownie alla Maria no, mai. Però vorrei provarlo. Vorresti provarlo, sì. E se voi voleste provarlo, si può fare anche a casa. Si può fare anche a casa. Madonna, che spettacolo. Un brownie alla marijuana. Ah, quindi tu sai pure come si fa. Ah, certo. Sta partendo allora. Le ricette di Stefano. Eccolo là. Questa era allora la sigla. Stasera brownie alla marijuana. Buonissimo, ragazzi. Ragazzi. Per 8 persone, quindi 8 bei dolcetti. Sì. 8 bei non dovete dolcetti. Piangere per le dosi dopo. No. Se lo dovete fare, per bene. Allora, per 8 persone ci vogliono 100 grammi di burro. 100 burro. Grammi di burro da non confondere con la margarina. Esatto. Che cosa volevi dire, Fedendone? No, con il torrone. Il burro. Il torrone, no. Il torrone. Vabbè, il poi torrone. Quattro uova. Quattro uova. Le quattro uova sono fondamentali. È importantissimo. Mi raccomando, appena scagate dalla vostra gallina. Sì, prese belle calde. Calde frutta. Una tazza di acqua. Zucchero. Ci sta. Mezza tazza di farina, di fagioli, poi 200 grammi di cioccolato, quello là che si scioglie facilmente, quindi per dolci, sì, non è che prendete gli uova di Pasqua e cercate però chissà, lo so, ci sta, però un presidente più lungo, magari prendete con quelli Kinder, wow, sai che spettacolo, lo so, è buono, sì, però noi dobbiamo, diciamo, la materia prima in questo caso del brownie è la marijuana, perché ecco, manca proprio l'ultimo ingrediente, che è la marijuana, dosi per 8 dolcetti. Allora, non so voi, mi dispiace per le vostre cartine, mi dispiace per tutto, però purtroppo 4 g di marijuana 4 se ne andranno. Di marijuana li dovete mettere, ragazzi. Quindi, o li mangiate. Fate una grossa spesa e noi lo sconsigliamo, perché altrimenti barrestano, non è proprio il caso. Quindi mi sa che i brownie li dovete andare a mangiare solo ad Amsterdam. Esattamente. Non fare la scasa. Ma tanto non lo fanno, perché figurati se buttano 4 grammi così per i dolcetti. Però noi intanto la ricetta ve la diamo, continuiamo a dare, perché si prende burro e cioccolato e si fa sciogliere quindi in una padella. Poi si prende uovo, zucchero, farina, si mette tutto in contenitore e si frulla. Si frulla. Poi si aggiungono i due composti si uniscono e infine nel fornetto. No. Nel cacchetto. No, abbiamo messo. Ci manca la materia prima, se non la mettiamo. Ah, marijuana, che la fai? Ne prendi, l'aggiungi. No, lì, perché no, quella è già marro fumata col bolletto, allora, perciò non l'ho proprio considerata. Già vi immagino con la vostra bella bustina in mano, sì, che prendete piano piano con i polpastrelli un grammettino alla volta. E poi lo tritate. E poi lo tritate nel grinder e poi vi piange il cuore. Cioè, mentre lo state buttando. Però vi si sfama lo stomaco.
stomaco. Lo piangono, anche perché il pensiero dice: ma sto dolcetto poi in realtà mi farà effetto.